Eccoci di nuovo qua per l'ultima diciamo piccola puntata di questa seconda giornata di Future Arena, abbiamo parlato adesso di tante cose, abbiamo parlato fino a poco fa di 5G, abbiamo parlato di startup, abbiamo parlato anche delle possibilità che ci possono essere per, per innovare e adesso lo vogliamo fare prima di concederci una, una pausa allo startup spritz, un uh, momento con... Uh, Foundation Open Factory, invito a salire sul palco i miei, i miei quattro ospiti. Abbiamo Luciano De Propis, Head of Innovation and Sustainability del consorzio Elis. Prego, salire sul palco. e Poi abbiamo Filippo Manfredi, direttore generale di Cari Verona, Daniele Carniello, sales and marketing di 221E e Andrea Nardi, Junior Innovation, consultant di Foundation Open Factory. Benvenuti, prego, accomodatevi. Um. Vi presento un pochettino appunto alla platea dei tanti che ci stanno seguendo in questi giorni. Ieri prima giornata 400.000 persone e in questa seconda sicuramente saranno, saranno altrettante. Eh, in questi segmenti vogliamo in qualche maniera fare toccare con mano o, quant o quantomeno far conoscere le storie dell'innovazione. Eh, però fare innovazione molto spesso sembra qualcosa di raccontato facile, no? Eh, nascono le google, nascono i facebook e quindi sembra quasi che ci sia una sorta di, di troppo fattore c no? che giochi, in realtà c'è un metodo dietro, ci può essere un metodo per rischiare di meno, eh, però partirei appunto da Filippo Manfredi, direttore di generale di Cari Verona, per presentare questo progetto, cioè Foundation Open Factory, di che cosa si tratta? Ben, innanzitutto, buonasera. Eh, Foundation Open Factory è nata in pieno Covid, quindi è un progetto di innovazione nato in un momento molto particolare. Dove c'era bisogno di, di innovare, eravamo un po' tutti così, presi da, da, una, da una pandemia che è un evento straordinario, e quindi abbiamo pensato di, di innovare anche il nostro modo di fare, di fare le cose. Eh, innanzitutto diciamo, Fondazione Cariverona è uno dei partner di questo progetto, poi ci sono altre fondazioni, eh, quella di Trento, Caritro e quella di Padova, che hanno pensato, ed è questa forse la grande intuizione, di creare il contesto dove fare innovazione, perché ci sono persone talentuose, ci sono start-upper, ci sono imprenditori di visione che devono trovare il giusto contesto. No? Se ci pensiamo la Silicon Valley è un luogo... Veramente sperduto eh, per chi l'ha visto. Quello visitata. che si chiama ecosistema, giusto? Un ecosistema. Dove ci sono vari attori. Dove sì. ci sono vari attori e dove si riescono a creare anche non solo infrastrutture tecnologiche, eh, immobili, impianti, ma proprio anche quel network giusto di persone che poi portano a qualcosa che non si poteva pensare. Questa è la vera innovazione, per come l'abbiamo intesa noi. Ecco, quindi il nostro compito, quello delle fondazioni di origine bancaria, è stata quella di creare e diciamo, il terreno di gioco dove poter far sì che diversi attori eh, potessero fare innovazione. Quindi abbiamo innanzitutto pensato a chi poteva essere eh, le squadre, le squadre che dovevano trovarsi e poi chi poteva essere il regista di tutto questo gioco. Abbiamo pensato a un motore di innovazione dato da un partner che aveva già fatto esperienze perché bisogna sbagliare per poi... Riuscire ad innovare nella maniera giusta e, e quindi abbiamo trovato un partner nel Consorzio Elis eh, con Luciano de Propis che eh, ha potuto condurre e portare questo metodo già sperimentato con le grandi imprese anche nel, nel Nord Est, nelle imprese piccole e medie imprese del Nord Est e quindi provare un modello innovativo dove noi abbiamo dato il terreno di gioco. Perfetto, eh, passo la, la parola adesso a Luciano De Propis per, un ragionamento, se vuole naturalmente aggiungere qualcosa a, a quanto detto adesso da Manfredi. Eh, il metodo per innovare eh, una PMI è un'azienda molto grande, può essere un'azienda molto grande, eh, che fa, può far fatica a trovare tempo e risorse per innovare. Eh, L'open innovation, come si conosce oramai da, da tanti anni, è una strada percorribile. Voi come Elis, come vi siete inseriti con questi attori legati al territorio? Allora, intanto buonasera a tutti, eh, per noi è stata un'esperienza un diciamo molto bella eh? perché partiamo da un'esperienza, noi siamo un consorzio di grandi aziende, quindi storico più, tra l'altro, storico che appunto ha più di 30 anni, di, eh, nasce nel 92, 80 large corporation, quindi le grandi, Eni, Enel, Ferrovie, Poste, Sky, DHL, no? E è un consorzio che lavora appunto da 30 anni insieme per fare innovazione, per ragionare su gap di formazione e impatto sociale. Questi sono i tre driver. E nel consorzio, cinque anni fa, abbiamo sperimentato questa modalità di fare innovazione insieme, che non è per niente scontata. E oggi ci avremo anche modo di capire appunto con PMI e innovazione in qualche maniera toccare con mano il progetto che è in corso, prego. E quindi l'idea era appunto far lavorare in una logica aperta, come hai detto tu prima, quindi no? open, che non è anche questa una cosa da dare per scontato, quindi andare fuori dalla propria azienda, no? che per i grandi di solito hanno sempre avuto il classico laboratorio di RD all'interno, no? e poi farlo con altri, in una logica collaborativa che devo dire è molto bella, nel senso noi abbiamo visto quest'anno festeggiamo i 100 progetti fatti in 5 anni e abbiamo visto tante esperienze in cui grandi corporate lavorando insieme ottengono nuovi prodotti e nuovi servizi incredibili. Quando ci hanno appunto contattato eh, per questa cosa qua eh, siamo subito corsi perché noi volevamo provare il modello sulle PMI, quindi siamo partiti dalle grandi per cultura, molte volte, quindi erano più predisposte, avevano delle persone, prima tu hai detto no, servono le persone, serve il tempo e le grandi già sono attrezzate per far questo, no? Quindi siamo partiti con loro, abbiamo fatto esperienza e quando ci è stato detto adesso proviamolo sulle PMI, che poi sarebbe la realtà che ne ha più bisogno, nel senso che continuano a innovare, hanno sempre innovato, no? la PMI è sempre. Quanto è startup? Perché si sente ancora startup, molte volte anche sono vent'anni, però molte volte è cresciuta e quindi si è chiusa poi al suo interno. E quindi siamo venuti con la logica di provare a portare innovazione collaborativa sul territorio. L'altra cosa bella era di farlo su scala sovraterritoriale, nel senso che noi siamo un, un, uh, un organismo nazionale e quindi quando ci hanno detto di farlo su scala del Triveneto, quindi Trentino, Veneto e Friuli, ci sembrava un'ottima sperimentazione per poter fare questo. Ci puoi raccontare, poi passiamo la parola agli altri due protagonisti di questo panel. Cosa andiamo a scoprire adesso? Che tipo di progetto è quello che andiamo ad ascoltare fra poco? Allora, intanto sono nate tante cose particolari all'interno, no? Perché poi quando metti insieme soggetti e calcola e qua abbiamo messo insieme PMI del territorio, tre fondazioni, 20 partner tra incubatori, acceleratori, Digital Innovation Hub, e quindi vari attori del territorio. E, e sono nate delle collisioni, perché poi quando li metti insieme nascono delle cose interessanti. E sono nati progetti di tutti i tipi, devo dire, perché eh, ci siamo visti proprio ieri, l'altro ieri con, con Filippo. Proprio per dare il via, tagliare il nastro a quelli che saranno 10-11 progetti di coinnovazione. Che riguardano un po' tutti gli stakeholder. Abbiamo Fondazione Caritro che per dire ha lanciato un progetto di coinnovazione per la fondazione, cosa non scontata, perché per una fondazione trovare una start-up con cui innovare la modalità di fare no, la fondazione è un qualcosa di interessante. Abbiamo trovato il progetto come questo che racconteremo oggi, no, tra. Tra SPAC, tra l'azienda SPAC e 221E, per ripensare un nuovo modalità di fare un oggetto fisico mettendoci un'intelligenza digitale all'interno. Quindi tante cose divertenti. Certo, che poi certo. Io passo la parola adesso ad Andrea Nardi, Junior Innovation Consultant di Foundation Open Factory, per presentarci un po' questo progetto, di che cosa si tratta. Certamente perché allora intanto buonasera a tutti, io diciamo, mi presento in duplice Veste, io sono entrato a conoscenza di questo programma con, uh, attraverso Apri Industria Verona, che ringrazio ancora per uh, l'occasione presentata. e diciamo, Mi ha permesso di conoscere questo mondo dell'innovazione aperta che diciamo, per me è stata un po' studiata sui libri di scuola e non si era neanche capito che cosa, che cosa farne. Eh, sono entrato e ho conosciuto l'opportunità data da Elis anche con un bootcamp che hanno creato della durata di 5 settimane in cui ci hanno selezionato 45 giovani talenti neolaureati e laureandi e ho partecipato che ci, ci ha permesso di conoscere eh, moltissimi manager uh, dell'innovazione e amministratori delegati di cui alcuni erano presenti anche nel panel degli, de, dei relatori di oggi qua al Festival del Futuro quindi a testimonianza, eh, della, bon in casa, quindi. Sì, a testimonianza della bontà del, del corso e quindi questa diciamo un po' la mia parte che mi ha istruito per diventare l'innovation consultant che andrò a seguire un, un progetto che è eh, sempre in collaborazione con 221E, con un'altra azienda qua del territorio veronese e invece io con la mia azienda di famiglia che è SPAC, che siamo produttori di solette per calzature, e stiamo cercando di eh, innovare il nostro prodotto, quindi uscire diciamo, completamente dal nostro mo modello di business e andare a inserire all'interno della nostra soletta un sensore che ci verrà fornito da 221E in cui andremo a ricavare dei dati per analizzare le posture, i movimenti scorretti e tutta una serie di dati fisici che si possono estrarre in modo da dare consigli utili agli utenti per andare a migliorare la propria performance fisica. Un, wearab wearable un wearable intelligente che in qualche maniera dà delle informazioni come oramai siamo abituati. Eh, Daniele Carniello sì. ti ha citato, eh, questi sensori, ci puoi parlare? Qual è la vostra? Diciamo, eh, come siete coinvolti in questo progetto e quanto vi sta vi sta convincendo. Certo. Eh, mi, mi sa che c'è il microfono spento a Daniele Carniello. O... Mi sentite. In questo momento mi sa di no, temo, temo di no. Però, appunto, eh, chiedo intanto a eh, qualcuno della regia o i responsabili dell'audio se riusciamo a, a sistemare. Nel frattempo mh, faccio parlare eh, Andrea Nardi. Eh, questo tipo di soletta, come si potrà in qualche maniera collegare attraverso smartphone, attraverso C device? C chiaramente adesso siamo ancora in, nella, nella prima fase di prototipia stiamo decidendo eh, soprattutto come andremo a realizzare il nostro prodotto e la fattibilità tecnica del nostro prodotto e poi chiaramente andremo a collegare uno, uno smartphone, un tablet in modo che possano essere segnalati i problemi. Noi su questo prodotto abbiamo per ora individuato due possibili canali della, della clientela che uno è il mercato degli sportivi quindi fornire eh, dei suggerimenti utili a chi corre, chi fa trekking sulla postura e su come migliorare i propri movimenti. E poi un altro canale che è quello dei lavoratori, infatti eh, c'è sempre più attenzione verso il tema del welfare aziendale e del welfare verso i dipendenti e quindi soprattutto per quei lavori usuranti, ripetitivi, eh, con carichi pesanti, andremo ad analizzare la postura e ad, ad, a fornire agli utenti dei consigli utili su come migliorare. Eh, il proprio lavoro e soprattutto il proprio benessere fisico. Vediamo se funziona il microfono, se lo no, chiedo. Mi sentite? No, arriva. Magari un gelato, ecco perfetto. No, Scusate, eccoci qua. Beh, innanzitutto, buonasera, e grazie a Elis. Ecco. In realtà, con Elis, con, con Luciano, il nostro rapporto parte ancora prima del covid, eh, dove l'azienda fondamentalmente era nella fase. Startup PMI, piccola media impresa. Oggi sono qui ma di fatto rappresento un team oramai di 20 persone e le ultime sono le quote rosa che fondamentalmente e, e per fortuna insomma anche loro eh, giocano una, un ruolo, le donne oggi, importante come data scientist e ingegneri. E, di fatto appunto con Elis siamo partiti eh, 2019 e ci siamo presentati per partecipare ad una call e quindi in quel caso avevamo proprio il cappello da start up ancora se vogliamo nei confronti delle corporate che al tempo cercavano dati fondamentalmente certo. erano assettate e come lo sono oggi le corporate di, di dati in tempo reale, e abbiamo partecipato ad una, ad una call bellissima con poste italiane, portata a termine in 12 settimane. Siamo arrivati a una proof of concept, e va bene, poi ci siamo fermati lì, nel senso che, è chiaro, siamo arrivati a, a dare i dati che cercavano. Ma non siamo ancora andati in produzione. E voi sviluppate il sensore? Quindi... Noi, il 221E, è di fatto un'azienda che sviluppa e produce sensoristica eh, sia wearable che IoT, abbiamo diversi casi studio nel wearable. Eh, L'azienda è stata fondata nel 2012 da un. Uh, un ragazzo al tempo, oggi quasi quarantenne, Marco Signorelli, che ehm, aveva in qualche modo ehm, trovato un algoritmo che oggi eh, sta di fatto che salva le persone fondamentalmente, è un algoritmo che gira su sensoristica eh, di uno dei nostri migliori partner che è ST Microelectronics. E è una sensoristica wearable montata sulle tute dei, dei piloti. Eh, dei Faccio una, piloti una domanda perché, appunto, eh, se, i sensori immagino oggetti molto piccoli, ma per una soletta che comunque immagino che la sfida sia anche a livello proprio di design, come si riesce a inserire un sensore in un qualcosa che comunque deve essere morbido, o... piccolo, soprattutto esatto. piccolo e deve essere funzionante perché poi questi dati in tempo reale, ripeto. Eh, Magari eh, il caso di Poste, no? supponiamo, eh, prendiamo quel caso, sono 50.000 veicoli che magari devono comunicare dati tutti allo stesso tempo e, e gli algoritmi che girano all'interno di questi sensori eh, devono calibrare e devono arrivare a togliere falsi positivi e falsi negativi ora non voglio arrivare troppo nel tecnico ma sta di fatto che poi questi dati fondamentalmente devono essere processati certo. noi lì andiamo ad agire i dati da soli non, non servono i dati diciamo. da soli non servono ma soprattutto appunto eh, devono attivare qualcosa devono certo. attivare magari un warning sì. devono eh, dire qualcosa di sensato devono dire qualcosa di sensato in quel caso e soprattutto devono comunicare magari appunto in Tempo reale. Ci siamo specializzati in questa, eh, nel data processing, nella pattern recognition e attraverso i nostri algoritmi di sensor fusion oggi eh, li utilizziamo anche in casi studio IoT sostanzialmente dove c'è movimento. Qualsiasi micro movimento anche per i macchinari viene monitorato in temporale. Faccio una domanda, e eh, potete rispondere appunto nell'ordine che preferite, sia a te proprio che a Manfredi, questa storia è molto interessante che adesso è in realtà appunto, agli albori, eh, dal vostro punto di vista come state seguendo questo processo di co-innovazione dove ci sono due realtà che si uniscono per un obiettivo, un obiettivo comune, quali sono le ricette per rischiare di meno, anche se appunto, sappiamo che fare impresa il rischio c'è, ma ci sono degli errori che dalla vostra esperienza riuscite a ehm, individuare, a dire non fate questo, procedete in quest'altra maniera? Allora, parto io Filippo. Ehm, Intanto bisogna per, per ottenere un buon prodotto in un tempo anche limitato, perché il test verrà fatto in 12 settimane è un timing studiato, abbiamo fatto... È in corso, giusto? Questo... Corretto. Siamo nel sì, corso sì. Della... Del, del lavoro, come, come diceva prima Andrea, no? stiamo alla parte proprio di disegno del, dell'esperimento, però in 12 settimane c'è disegno, realizzazione e messa in opera. E quindi è una sfida abbastanza importante. Io dico che il metodo è fondamentale. No? Molte volte il rischio è di perdersi e non trovare il bando della matassa. Invece noi abbiamo... Un modello dove in 12 settimane, ogni settimana c'è uno sprint, viene disegnato, viene consegnato un prodotto, ogni settimana viene rivisto per 11 volte finché alla fine viene consegnato quello che appunto abbiamo chiamato proof of concept, il prototipo, no? il prototipo da, da testare. E, e questo è il meccanismo che poi deve passare nel concetto, nel, nella, nella cultura. No, perché ci piacerebbe che dentro SPAC, no, che è un'azienda che produce solette eh, per le scarpe, avessero man mano, tramite poi Andrea, che, no, un, modello, un modello per cercare, per portare dentro, per provare, realizzare e poi eventualmente scalare o chiudere. Questa è una cosa che molte volte no, noi ci intestardiamo che dobbiamo continuare. È meglio di... fallire prima, diciamo. È meglio no, prima fa fallire si prima così, non fallire presto certo. per poi abbandonare quello che non gira o non funziona. Cioè il test serve a questo e noi lavoriamo a questo. E devo dire che il supporto, noi siamo nei, nei team, praticamente. Nei team c'è sempre un giovane talento che è stato formato per stare su questo, e un supervisor che controlla e monitora insieme al team che le cose. No, procedano secondo questo schema qui e dopodiché logicamente eh, facciamo dei, dei momenti dove condividiamo con tutti e questo è l'altro elemento di forza del territorio, cioè gli imprenditori si incontrano per raccontarsi le varie esperienze e qua c'è un trasferimento di conoscenza orizzontale. Che ci auguriamo che possa essere generativo sulla, sul territorio. Filippo Manfredi vuole aggiungere qualcosa? Ma devo dire che questa è stata per noi un'esperienza molto interessante. Noi, come diciamo, organizzatori che poi hanno anche sostenuto finanziariamente questa progettualità, ma noi anche eh, diciamo, come esploratori del territorio. Abbiamo visto innanzitutto che l'innovazione non è per tutti, eh, bisogna cogliere quegli imprenditori che hanno voglia di provare a guardare al futuro. Eh, quindi Bisogna anche selezionare dei progetti. Per esempio l'IoT, eh, la sensoristica. Sono stati progetti molto diciamo applicati in diversi settori. Da chi costruisce ponti e ha bisogno di rilevare diciamo le, eh, la situazione del ponte, quindi un monitoraggio, a chi vuole migliorare le performance di un prodotto, a chi vuole migliorare la rete diciamo con il cliente, quindi la qualità di contatto con il cliente. Quindi diverse applicazioni. Ecco, eh, ci ha insegnato che eh, se si punta su progetti, eh, diciamo così, di questo genere eh, c'è un fattore attrattivo di grandi corporate che hanno deciso di creare delle infrastrutture su cui sperimentare ulteriormente. e Questo per noi è un grande passo eh, ulteriore. Eh, poi magari avremo forse modo di citare alcune grandi corporate che hanno, mo, hanno avuto modo di investire anche investimenti significativi di diversi milioni di euro sul territorio per poi canalizzare, sperimentare nuove tecnologie applicate al, al loro business. Quindi devo dire che l'esperimento, che ripeto, è il primo anno, cercheremo di vedere gli anni prossimi come potrà essere ulteriormente migliorato e sviluppato, sta dando dei risultati anche in termini di impatto, di ricadute eh, per le imprese che hanno bisogno di eh, aumentare il proprio business, il proprio fattore di successo anche guardando a quello che la crisi ha portato. Quindi evidentemente alcune aziende sono sparite e altre sono diventate molto più forti. Io parlo con alcuni imprenditori che mi dicono che un momento così non, non riescono a a starci dietro e poi dall'altra parte è stata data un'opportunità sia a giovani start-up che hanno avuto modo di avere un'opportunità di mercato quindi di testare il proprio know-how, le proprie tecnologie, i propri dipendenti la qualità delle proprie risorse e al contempo anche formare dei giovani, eh, una quarantina di ragazzi che insomma, devo dire, le statistiche che abbiamo visto stanno portando un tasso di impiego veramente <ride> molto molto importante. Ecco. Certo, Andrea Nardi, la vostra azienda era la prima volta che si apriva in questa maniera, con queste modalità, e appunto pensate di farne tesoro, come, come diceva poco fa De Props. Sì, è la prima volta che ci apriamo, diciamo, un'innovazione così aperta, ma chiaramente eh, questi anni abbiamo innovato un po', penso, come tante aziende, sui macchinari, eh, però ci siamo posti un po' l'obiettivo di uscire dal solito schema di innovazione, e quindi, e soprattutto grazie a, al progetto di Foundation Open Factory, eh, stiamo sviluppando eh, con una mentalità completamente diversa. E infatti, stiamo an abbiamo anche avviato con un altro partner del progetto Foundation Open Factory, che è Impact Age, eh, un progetto di sostenibilità. Quindi, ci siamo fatti seguire per diciamo arrivare pronti ad un bilancio di sostenibilità negli anni futuri e quindi rivedere anche un po' le, le pratiche che abbiamo in uso in azienda in ambito sociale, ambientale e della governance che comunque mh, tengano dei principi di, di sostenibilità eh, solidi e chiari. Ecco, quindi, diciamo, questo qua è un, penso sia un po' il, lo scopo di, di Foundation Open Factory, quindi al di là dell'avviare diciamo, il progetto in sé, ma comunque offrire una possibilità di sviluppo e di conoscenze che vada ben oltre. E penso che ci stia riuscendo e penso che eh, se ci saranno future edizioni, come eh, spero ed immagino, saremo pronti a ripartecipare. E spero che gli imprenditori del Veneto e di tutto il Triveneto colgano eh, questa opportunità come motore di sviluppo e diciamo soprattutto motore per cambiare un po' la mentalità. Ecco, quindi... Mi dai proprio l'assist per l'ultima domanda che, visto che appunto siamo, siamo quasi in chiusura, direi eh, che ciascuno di voi mi può dare la, la sua opinione rispetto a quello che è la classe imprenditoriale, mettiamoci dentro PMI, mettiamoci dentro start-up, tutti grandi e piccoli, eh, che tipo di responsabilità hanno e che tipo di opportunità hanno in questa in quest epoca di incertezza, appunto Festival del Futuro, eh, quest'anno ha un titolo molto evocativo, cioè dal New Normal al Never Normal, cioè non siamo in un'epoca nella quale possiamo permetterci... Eh, tante certezze, il mondo corre, eh, non, siamo non possiamo agire soltanto sul mercato italiano, dobbiamo guardare al globale. Partiamo appunto, partiamo appunto da te Daniele. Ma cercherò di essere molto breve, in realtà dobbiamo unirci eh, sostanzialmente anche alle linee guida dell'Europa e eh, fondamentalmente seguire dall'ecosostenibilità fino appunto alla gestione del dato, anche il dato che eh, arriva all'uomo, quindi fondamentalmente va anche a salvare una vita, può essere nel mondo del lavoro, può essere nel mondo sportivo e così via. Per cui credo che oggi sia la tecnologia ma soprattutto anche di nuovo l'uomo al centro possano veramente fare la differenza e dobbiamo essenzialmente unire le forze. Grazie mille. De Propis. E torno proprio sull'ultima battuta, no? certo. il fatto di unire, unire le forze che diceva Daniele. Noi ci piace costruire, no? quindi eh, ci vediamo come un costruttore di Lego, no? quindi mettere insieme pezzi in una maniera intelligente per valorizzare un po' tutte le risorse che ci abbiamo. Ci abbiamo tanto perché abbiamo aziende sul territorio, abbiamo, abbiamo realtà innovative. Abbiamo grandi aziende, oggi ne ho sentito parlare eh, tanto, che possono dare tanto, e metterle insieme in una formula nuova che generi valore è questo l'obiettivo. E qua riprendo la battuta che faceva prima Filippo. No? Eh, noi dentro FOF è nato quasi per, diciamo, magia, ma eh, da, dall'incontro, Anas stava sperimentando Cortina Smart Road, quindi un'infrastruttura digitale nuova, innovativa, in Europa, eh, di una strada connessa. No? E ci siamo incontrati e abbiamo detto, ma voi avete le PMI, i partner del territorio, le confindustrie, le fondazioni e tutto quanto. Ho detto, perché non, non apriamo una call per trovare soluzioni innovative che possano essere inserite nella nostra piattaforma e generare maggior valore per il territorio. Abbiamo lanciato una call, eh, 24 proposte, 3 sono state accettate. Verranno installate su questa infrastruttura di 80 km a cortina per generare maggior valore per il territorio. Questa è una cosa è nuova. Tante, certo, C'è tanta energia quindi da questo punto di vista. <ride> Filippo Manfredi, una no. considerazione finale? Ma devo dire che la, la domanda veramente è molto ampia. Io penso che le imprese in questo momento hanno diverse sfide davanti, eh, devono avere eh, dei prodotti dei servizi di qualità che possano ovviamente eh, essere riconosciuti dal mercato. Ci sono tantissimi altri temi che si stanno, eh, per, così, stanno arrivando, io penso che i prossimi anni eh, cambieranno, il volto dell'Italia, il PNRR, sono miliardi che arriveranno sui territori e, e cambieranno probabilmente anche il modo di fare alcune cose. E abbiamo un know-how che è da valorizzare, io penso al Triveneto, il Triveneto ha delle competenze imprenditoriali, il saper fare che Deve essere valorizzato e al contempo anche comunicato. Quindi questi eventi sono importantissimi per guardare al futuro, per riuscire anche a dare dei messaggi come quelli che stiamo cercando di dare qui oggi, che le cose si possono fare se si vogliono fare. E penso che, ecco, tante volte è meglio fare e poi quasi pensare a quello che si è fatto, perché. Si, è avuto il coraggio di farlo. Senza ecco. avere troppi freni, esatto. Andrea, Andrea Nardi, eh, lasciate le, le conclusioni. Bah, guarda, io diciamo da figlio e nipote di imprenditori, un po' come vedo la classe della piccola e media impresa, posso darti una testimonianza diretta e secondo me, diciamo, un, un po' il grido che emerge, secondo me, è un po' un grido di uscire dagli schemi un po' tradizionali, ecco forse eh, la mia sensazione è che ci stiamo eh, come, come classe di piccoli e med medi imprenditori un, un po' adagiando, un po' diventando sempre più dirigenti d'azienda, invece dovremmo un po' ritirare fuori quello spirito imprenditoriale e innovativo che secondo me ce n'è tanto soprattutto nei nostri territori ecco eh, iniziative come Foundation Open Factory e come eh, questa bellissima iniziativa del Festival del Futuro devono essere i motori per far risvegliare eh, questo spirito qua certo mi pare il messaggio migliore da, da augurare insomma anche in chiusura di questa seconda giornata di Festival del Futuro e di Future Arena, uscire da, dagli schemi. E quindi io ringrazio appunto i miei ospiti, Luciano De Propis, Filippo Manfredi, Daniele Carniello e Andrea Nardi. Vi accompagno verso l'uscita e io nel frattempo appunto grazie ancora della, della, grazie. Eh, degli interessantissimi interventi. Appunto, eh, non mi resta appunto che salutare e ringraziare soprattutto voi che ci avete, che ci avete seguito numerosi, ringraziare il pubblico in sala al quale appunto eh, spetta ora uno Startup Spritz, eh, domani ci sarà una, la terza giornata, e però appunto per gli appuntamenti finali lascio la parola a Luigi Consiglio. Grazie, Arrivederci grazie a, tutti. a tutti e allora... Volevo concludere la giornata di oggi dicendovi che tra ieri e oggi abbiamo avuto 800.000 collegati, che è un numero magnifico che ci rende pieni di gioia e di orgoglio, ma volevo dirvi che la giornata più ricca sarà quella di domani, una giornata intera in cui spazieremo, cominciando dalle nuove competenze e dalla formazione necessaria per affrontare tutti i temi che avete visto. Poi gli stili di vita, come evolvono. Avremo una lunga sessione agroalimentare con tantissime sorprese sulla tecnologia e su quello che contiamo di fare. Poi la società inclusiva, che è un tema che mi sta molto a cuore, poi la decarbonizzazione e il cambiamento climatico per concludere con l'intervento del ministro Giovannini. Quindi io vi auguro buona serata e noi ci andiamo a prendere lo spritz con le nostre start-up e gli investitori. Buona serata a tutti.